La proposta che abbiamo fatto all'interno, insomma, cogliendo l'occasione di questo contenitore che annualmente è la fiera del Levante, la proposta che abbiamo fatto per il seminario di questa mattina, ma in qualche modo anche quello di oggi pomeriggio, è stata una proposta che va nella direzione di offrire delle sollecitazioni all'intero sistema degli attori che producono e promuovono cultura sul territorio regionale. Attori che sono o molto strutturati, imprese culturali, reti di organizzazioni assolutamente, come dire, robuste e radicate sul territorio, oppure sono attori molto piccoli che vivono la frammentazione e, come dire, l'unicità della loro presenza nelle singole comunità territoriali e che hanno bisogno di, come dire, non solo ricevere sollecitazioni e supporti, ma anche, come dire, stimoli a connettersi con altre organizzazioni. La proposta che abbiamo fatto per questa giornata è questa mattina di fare un focus sulla riforma del terzo settore vista dal punto di vista delle associazioni culturali. In questi anni la Regione ha molto investito, chiamata in causa dal Ministero del Lavoro e Politiche Sociali, ma insieme a tutte le altre regioni, ha molto investito nell'accompagnamento della riforma del terzo settore anche su questo territorio, ma se volete, diciamo, questo è anche, come dire, il risultato di un luogo comune per cui si tende a pensare al terzo settore soltanto, tra virgolette, in ambito sociale, in ambito sanitario, in ambito sportivo. Invece terzo settore è anche l'insieme di tutte le organizzazioni che producono cultura, spettacoli dal vivo, che promuovono il territorio con tutte le manifestazioni e le produzioni culturali che abbiamo a mente. E sollecitare le organizzazioni a riflettere sul proprio, diciamo, sulle proprie caratteristiche attuali e, come dicevo prima, qualcuno di voi, su quello che vogliono diventare da grandi è particolarmente importante perché significa far crescere la qualità della presenza sul territorio delle stesse organizzazioni, tema peraltro particolarmente attuale viste le, come dire, criticità che tutta l'economia del nostro paese, ma in particolare l'economia della cultura, ha dovuto scontare e sconta ancora per moltissimi versi in questo periodo a seguito dell'emergenza sanitaria Covid. La possibilità che abbiamo oggi, viste alcune delle presenze che vengo subito a presentare, anche se daremo prima la parola, visto che lo vedo arrivare, al dottor Patruno, la possibilità che abbiamo di fare una zoomata importante sul quadro normativo, ma non nel senso di, come dire, illustrare la norma, piuttosto, buongiorno Aldo, accomodati direttamente, così ti lasciamo poi dopo la parola. Di fare una zoomata sulla riforma rispetto al percorso attuativo che si sta sviluppando a livello nazionale e abbiamo invitato Piero D'Argento, che è componente per la Regione Puglia del Consiglio Nazionale del Terzo Settore, e a livello regionale e abbiamo collegata con noi la dottoressa Pascali, che è una collega regionale che in particolare presidia l'ufficio del Terzo Settore in Regione, che, diciamo, in qualche modo sarà l'artefice della costruzione del registro regionale, anzi della sezione regionale del registro unico del terzo settore nazionale, perché il registro sarà unico e ci saranno le sezioni regionali che finalmente per la prima volta nella storia di questo paese funzioneranno tutte nello stesso modo, il che vi assicuro è una sfida nella sfida.
prima di tutto anche questa culturale. Dicevo, faremo un focus su quello che sta succedendo a livello nazionale e a livello regionale, in particolare evidenziando alcune delle caratteristiche che sono richieste alle associazioni, ora non uso altri aggettivi, dico associazioni to cure, associazioni di diritto privato e che quasi sempre sono le associazioni culturali, anche paragonandole con alcune importanti realtà che sul territorio sono già molto ben organizzate. Penso alla rete delle Proloco, penso alla rete, se così posso dire, se Davide me lo consente, dei circoli ARCI. Ci sono delle reti molto strutturate che diciamo in partenza nel loro DNA avevano già le caratteristiche per un pieno riconoscimento come enti del terzo settore, ovvero le hanno conseguite gradualmente nel tempo. Abbiamo invitato Rocco Lauciello e Davide Giove, Davide in particolare come portavoce del forum regionale del terzo settore, anche per portarci le esperienze delle rispettive reti, diciamo in qualche modo significarci che la rivoluzione a cui andiamo incontro non è una rivoluzione che diciamo lascerà sul campo associazioni vive e associazioni che invece smetteranno di essere presenti sul territorio. È una rivoluzione che lascerà sul campo una situazione molto più chiara, una situazione nella quale ci saranno associazioni che avranno colto alcune opportunità fiscali, economiche, organizzative di trasformazione o di evoluzione in un'altra forma giuridica che consente loro appunto di essere riconosciute come ente del terzo settore, e associazioni che, viste le caratteristiche delle loro attività o vista la loro organizzazione, preferiranno rimanere associazioni di diritto privato tout court, quindi senza il riconoscimento del terzo settore. La sfida è quella di, come dire, prima di tutto fare chiarezza, aiutare tutte le organizzazioni che intendono crescere, che intendono evolvere, a farlo nella massima serenità. La costituzione del registro non è un punto di arrivo, è un punto di partenza, non è una scadenza, è una data di avvio per cominciare a riflettere sulle proprie organizzazioni. Quindi voglio trasmettere prima di tutto questo messaggio: non siamo di fronte a una data rispetto alla quale, che ne so, il 31 ottobre o il 31 dicembre chi è dentro è dentro, chi è fuori, no, sarà una data rispetto alla quale finalmente tutte le regole del gioco saranno chiare, e chi sceglie di giocare, cioè di percorrere l'iter per diventare ente del terzo settore, potrà farlo nella serenità dei tempi che la propria organizzazione decide di seguire. Per noi è particolarmente importante avviare questa riflessione anche per comprendere che tipo di supporto come struttura regionale, ora quando dico struttura regionale evidentemente non faccio riferimento solo al Dipartimento Turismo e Cultura, ma anche al Dipartimento che ha in capo la competenza per la costituzione del registro regionale in tutte le sue articolazioni, perché, come dire, il famoso articolo 5 del codice di riforma del terzo settore, che declina e nuclea i tantissimi ambiti di attività in cui gli enti del terzo settore operano, tra cui appunto tutti i settori afferenti alla valorizzazione del territorio, alla produzione culturale, alla valorizzazione turistica e così via. Soprattutto, dicevo, la struttura che ha in capo a sé la competenza dell'avvio e della costituzione del registro regionale supporterà moltissimo sia la struttura del nostro dipartimento che le reti e le singole organizzazioni che avranno bisogno di una mano. Quindi questa discussione servirà, come dire, da un lato per trasferire delle informazioni, dall'altro lato per ricevere elementi che ci aiutino a capire che tipo di attività possiamo meglio strutturare. Anna Maria Candela rappresenta il senso di quello che oggi e nel pomeriggio affrontiamo, di cui discuteremo, su cui ci confronteremo, perché sapete qual è l'esperienza straordinaria dalla quale lei proviene e sapete quanto, o forse meglio ancora, lo scoprirete in queste giornate, che sono giornate davvero importanti, quanto la relazione tra il valore
socio-economico di determinate attività e il tema della cultura, delle attività culturali, sia un tema di grandissima rilevanza. Di grandissima rilevanza innanzitutto nella strategia di politica culturale che questa amministrazione ha adottato negli ultimi 5 anni, quando, come sapete, abbiamo insistito in maniera pesante forse sulla questione dell'industria culturale e creativa come elemento strutturale della programmazione europea 14-20, ma come elemento ancora più strutturale della programmazione 21-27, dove lo spartiacque del Covid ha confermato la necessità assoluta di dare una forma altra rispetto al sistema dell'associazionismo culturale. Fermo restando quello che diceva Anna Maria, che qui nessuno ovviamente impone nulla, e tuttavia il contesto normativo, ma io dico ancor prima il contesto strategico nel quale ci muoviamo, è un contesto che impone la necessità di ripensare le forme dell'agire culturale, inevitabilmente, e a maggior ragione il momento nel quale questo agire culturale passi attraverso il necessario finanziamento pubblico. Proprio ieri abbiamo presentato i dati di questo enorme finanziamento pubblico che è stato messo in campo negli ultimi 5 anni. Finanziamento pubblico che, considerando soltanto lo spettacolo dal vivo e quindi trascurando le attività culturali in sé, perché tra le due realtà c'è una profonda differenza, perché il sistema dello spettacolo dal vivo si è già fortemente proiettato nella prospettiva dell'industria culturale e creativa. Il cooperativismo nell'ambito del teatro, della danza, della musica sono, come dire, uno strumento esistente, assai più che non nelle attività culturali. Ovviamente, saluto il presidente Lauciello, non faccio riferimento alle Proloco, che rappresentano un soggetto ibrido particolarmente, diciamo, ramificato, che copre tutto il filone, diciamo, il comparto, dalla cultura al patrimonio culturale fino al turismo e al sociale vero e proprio per certi versi. Posso dimenticare il contributo che le Proloco hanno dato nel corso del Covid a sostegno, diciamo, delle istituzioni pubbliche sanitarie preposte alla, come dire, alla prevenzione, alla tutela della salute. Quindi è un tema, quello dell'industria culturale e creativa, nel senso più ampio e più lato possibile, col quale oggi dovremo fare i conti passando ad una fase 2. Cosa ci ha insegnato la fase 1? La fase 1 ci ha insegnato che nel 2015, nel 2014, erano 5 i soggetti che instauravano con la Regione un rapporto convenzionale pluriennale, che, come sapete, il tema della programmazione pluriennale è stato uno dei temi fondamentali, complessi, difficili per tutti, per l'amministrazione e per gli operatori, ma è un tema ed è una scelta che ci ha consentito di mettere in campo solo sullo spettacolo dal vivo grosso per pieno 78 milioni di euro. Se aggiungiamo anche le attività culturali sfioriamo i 120 milioni di euro in un triennio, una dotazione estremamente importante. Ma non mi interessa riflettere sulla dotazione finanziaria, mi interessa riflettere sulla natura di quelle risorse, sulla fonte finanziaria attraverso la quale abbiamo messo in campo 120 milioni di euro. L'abbiamo potuto fare utilizzando le risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione. Ora, anche qui, se ci riflettete, posto che evidentemente sul bilancio autonomo noi non siamo in grado e non saremmo in grado di svolgere o di mettere in campo una potenza di fuoco di questo tipo, e noi ci muoviamo nell'ambito di una sfera, appunto, lo sviluppo e la coesione, in cui noi abbiamo assunto il principio che nel concetto di investimento che sottende i fondi strutturali europei, e in particolare il Fondo di Sviluppo e Coesione,
Noi assumiamo il principio che l'investimento non è soltanto un investimento infrastrutturale materiale, come è sempre stato, ma assumiamo il principio che l'attività culturale, l'attività di valorizzazione del patrimonio culturale, l'attività di promozione dell'offerta culturale, materiale e immateriale, degli eventi di spettacolo, rappresenta uno strumento di sviluppo e coesione e inclusione sociale ed economica. Abbiamo detto di più, abbiamo detto che questo modello di sviluppo è un modello alternativo per una regione capofila, diciamo, di un'idea diversa di Mezzogiorno, e quindi per il Mezzogiorno, e quindi per l'Italia, e quindi per la sfida che l'Italia si appresta ad affrontare nell'ambito della, come dire, del recovery plan, del piano di ricostruzione del continente europeo. Allora, capite come le cose di cui discutiamo oggi non sono un dettaglio, non sono semplicemente le modalità di entrata in vigore di un codice fondamentale per un settore trainante, forse assai più che in qualunque altro paese europeo e forse del mondo, in un paese come il nostro, che il tema del no profit, il tema del terzo settore in qualche maniera se l'è inventato. Oggi la sfida è quella di capire come questo settore trainante, c'è un bellissimo libretto che stavo leggendo in questo periodo che si occupa appunto del tema dell'economia sociale e dell'economia circolare, che è scritto da Giuliano Amato, giudice costituzionale oltre che, come dire, esponente autorevole del sistema istituzionale, e dall'ex amministratore delegato di Banca Prossima, dove il tema del valore sanitario della crescita culturale di un territorio, e quindi in termini di componente sociale fondamentale, è un dato essenziale, misurabile in termini di PIL, di prodotto interno lordo. Poi, come sapete, noi ci siamo spinti oltre il PIL e quindi abbiamo scelto di declinare il nuovo modello di sviluppo economico di un territorio come il nostro attraverso appunto indicatori di benessere sociale, di benessere equo e solidale. E ovviamente la cultura da questo punto di vista ne è alla base. E qual è il dato che è emerso dall'analisi che abbiamo presentato ieri del nostro osservatorio dello spettacolo? Ripeto, mi limito allo spettacolo e mi limito a un'analisi relativa ad un bando, il programma straordinario, quello, diciamo, per gli operatori più piccoli, quelli, diciamo, che più facilmente rientrano nella categoria di cui stiamo parlando, il programma straordinario del 2017, che valeva 1.400.000 euro, quindi poca roba rispetto ai 120 milioni. Cosa ci ha detto quell'avviso? Un avviso che finanzia tutta la filiera dello spettacolo, tutta, e delle attività culturali per altro verso, ma ripeto, mi limito allo spettacolo. Ci dice che a fronte di questo 1.400.000 euro che la Regione Puglia ha messo a disposizione con modalità più semplici, ovviamente, qui parliamo di bilancio autonomo, non parliamo di FSC, ma la logica è la medesima. Quell'investimento, e sottolineo la parola investimento, da 1.400.000 euro, ha generato una spesa complessiva da parte dei beneficiari, tutti privati, solo privati, pari a 4 milioni di euro, cioè un rapporto di 1 a 3,75. Per ogni euro che noi abbiamo messo su quel bando, 3,75 euro sono stati investiti dagli operatori privati. Come? Con risorse proprie, con altri fondi pubblici, soprattutto dei comuni, pochi, e con le entrate da sbigliettamento. Ora, capite bene il valore economico-sociale di una operazione piccola di questo genere, provate a moltiplicarla rispetto ai 120 milioni di euro di cui parlavo. Se a questo poi aggiungiamo le modalità contrattuali attraverso le quali si è sviluppato questo sistema, questa spesa, questo sistema economico, e beh, lì c'è la sorpresa più grande. Perché vediamo scomparire totalmente il sommerso, il nero,
diciamo, le forme di precariato stabile, che è una caratteristica straordinaria di questo paese, e vediamo invece che le forme di lavoro occasionale secondo i contratti previsti, ma soprattutto le forme di lavoro a tempo determinato, le forme di lavoro a tempo indeterminato e quindi le forme, diciamo, di cooperativismo, diventano gli elementi essenziali della regolarizzazione di un settore che comincia ad acquisire, cosa che non aveva mai avuto, la dignità di un settore economico produttivo al pari di tutti gli altri, da questo punto di vista, cioè dal punto di vista della dignità del lavoro, totalmente diverso ovviamente dal punto di vista della natura di settore economico produttivo, perché quando nel PIL, che è il nostro, la nostra versione del prodotto interno lordo, cioè il piano strategico della cultura, prodotto, identità, innovazione, impresa e lavoro, e beh, in quel PIL il tema del benessere economico e sociale, la declinazione del prodotto culturale, è una declinazione che alla base non ha indicatori finanziari, non può avere indicatori finanziari che vengono dopo. Alla base ha il concetto del recupero della identità di una comunità e di un territorio. Allora capite bene, dal punto di vista dello snodo ante-Covid e post-Covid, che sarà, diciamo, il nuovo mantra sul quale si svilupperà il futuro, voglio sostituire l'avanti Cristo e dopo Cristo, ma insomma ci siamo quasi, beh, questo tema del prodotto, della declinazione particolarissima, unica del prodotto culturale, strumento per ricostruire comunità, è la vera sfida di fronte alla quale noi ci troviamo. E non è una sfida sulla quale ci dobbiamo inventare qualche cosa di empireo, perché questa strategia di politica culturale ha dimostrato, senza alcun tema di smentita, che la capacità di costruzione di comunità che la cultura declinata in questi termini ha è straordinariamente forte, straordinariamente importante. Naturalmente oggi serve dare una forma a tutto questo. Serve sfruttare fino in fondo le occasioni che il nuovo quadro normativo ci ha messo a disposizione. Avremmo mai pensato che il mondo della cultura potesse usufruire della cassa integrazione in deroga? Era impossibile, non era mai successo. È successo. Avremmo mai pensato che quelle società benefit che erano state istituite nel 2016, che erano un ulteriore filone, diciamo, del sistema dell'economia sociale, potesse trovare forme di agevolazioni fiscali? No, il Covid lo ha consentito. Avremmo mai pensato, questo invece sì, dovremmo averlo pensato, che il codice del terzo settore con l'istituzione del registro unico nazionale apra a quel sistema di agevolazioni fiscali per cui in Italia le cose si fanno se ci sono le agevolazioni fiscali? Anche qui io mi permetto di lanciare una sfida diversa, ulteriore. Agevolazioni fiscali sono necessarie, fondamentali, nel sistema giuridico fiscale italiano. Ma io dico che c'è un elemento in più. La scelta che oggi offre il codice del terzo settore è una scelta concettualmente che viene prima delle agevolazioni fiscali. In una regione come la nostra, che ha dimostrato di riconoscere in questo settore socio-economico un settore trainante dello sviluppo economico regionale, che oggi arriva a comporre grosso per pieno, se teniamo insieme turismo e cultura e turismo culturale, circa un 10%, tra il 9 e il 10% del PIL, quello vero, della regione, mi stiamo parlando di cifre importanti, che genera, come dire, un numero di imprese e di cooperative estremamente rilevante, che tra turismo e cultura, come dire, arrivano a toccare le 200.000, che hanno, come dire, scusate, 200.000 parlo in termini di addetti e di occupati, e invece in termini di imprese parliamo di 50.000, cioè parliamo di numeri estremamente significativi e rilevanti. La sfida è che oggi in capo a questo settore, che si dà una forma, che si dà una riconoscibilità, che esce, diciamo, dal semplice volontariato, ma riesce a mettere a sistema il volontariato con
l'impresa con il sistema economico, con il modello di sviluppo economico-sociale nuovo che ci troviamo ad affrontare, beh, per noi quello diventa lo strumento vero di un modello diverso di sviluppo del Sud, di cui la Puglia vuole essere leader, che è quello che, con una frase bellissima che mi hanno suggerito qualche giorno fa, è il passaggio dalla industria pesante alla industria pensante, che è un dato straordinario se ci pensate. Ma ribadisco, non stiamo facendo filosofia da questo punto di vista, anche se lo dico agli amici coratini, poi i filosofi vincono anche le elezioni amministrative, quindi sono cose straordinarie che capitano in questa regione. È un concetto invece straordinariamente rilevante, perché dietro oggi ha una valutazione economica d'impatto, e il tema degli impatti è un altro elemento fondamentale. Noi nel piano strategico della cultura abbiamo istituito un Puglia Impact Index che vuole andare a misurare esattamente gli impatti socio-economici che questo tipo di modello di sviluppo può generare o ha generato, o ha generato. Oggi ci sono le condizioni. Chiaramente, alla luce di quello di cui stiamo discutendo oggi, invito ad allargare la partecipazione da questo punto di vista, perché non è un dato, anche qui, teorico, didattico. È un dato che sta nella carne viva del sistema, insisto, socio-economico col quale ci confronteremo nelle prossime settimane. Ci confronteremo nelle prossime settimane per definire le azioni strategiche del POR 2021-2027. Ci confronteremo nell'aggiornamento dei bandi e degli avvisi che avevamo messo in campo, di cui abbiamo compreso gli errori, ma che di fronte al quadro, diciamo, di riferimento mutato dopo il 31 di dicembre e a partire dal 31 di dicembre dovremo mettere in campo. Ci confronteremo per mettere in campo quella che io considero la strategia fondamentale, io diciamo per il ruolo che rivesto in questo momento, ma che sta nelle corde del programma di governo sul quale il Presidente della Regione ha vinto bene le elezioni, quindi avendo, come dire, portato oggi il consenso di un territorio intero. Io, scusate, ma qui mi permetterete una parentesi politica che non mi compete, ma non ho potuto non notarla. Ma anche questo era un tema sul quale ci siamo spesi in maniera fortissima, il tema del no soluzioni di continuità sui temi del turismo e della cultura. Avete notato nel dibattito, nella contesa politica, la rimessa in discussione dei risultati e della strategia sul turismo e sulla cultura che è stata prodotta negli ultimi 15 anni? Non è stato proprio un tema oggetto di alcun conflitto, perché la strada è quella. Questo ovviamente oggi ci consente, Anna Maria dimmi quando devo fermarmi perché io potrei andare avanti a lungo, ma chiudo, questo è un tema sul quale oggi abbiamo una base di partenza solidissima, nel quale, se mi permettete, oggi tocca ai soggetti privati, agli operatori privati, fare la loro parte, farla in pieno. Noi ci limiteremo da questo punto di vista a recepire la volontà di questa comunità regionale e ad assecondarla il momento nel quale ci sarà la voglia di spendersi su questo tema. Non voglio dire che in questo momento la palla sta più al sistema privato che non al sistema pubblico. Il sistema pubblico in questo momento ha messo in campo tutte le regole del gioco utili perché i privati possano fare la loro parte al meglio. Noi abbiamo pronta la nuova legge regionale sullo spettacolo e sulle attività culturali, che queste cose di cui discutiamo oggi recepirà intimamente al suo interno. Abbiamo pronta l'idea forte, sulla quale credo ci dovremo spendere senza risparmio di energie, di lavorare sulla riattrazione
di cervelli e talenti pugliesi e non in questa regione, che peraltro già ci stanno causa Covid e che dobbiamo impedire se ne vadano, costruendo condizioni ed occasioni di lavoro, di creazione, di produzione, di sostegno e supporto, sì, anche di assistenza tecnica agli enti pubblici e ai soggetti privati, perché io non posso non notare, in questi 5 anni è stato fortissimo, che manca un anello di congiunzione tra l'amministrazione pubblica, quella regionale, soprattutto quella locale, e il sistema privato nella stessa capacità di accedere a queste fonti di finanziamento, di accedere a queste occasioni. Poi le occasioni non bastano mai, vanno moltiplicate all'infinito, e lo faremo perché oggi ci sono le condizioni per farlo. Riattrarre talenti e cervelli significa che a questi talenti e cervelli noi dovremo offrire luoghi, spazi di lavoro e abitativi gratuitamente. E di spazi ne abbiamo a iosa, abbiamo fatto 120 biblioteche di comunità, che cosa servono se non a metterle a disposizione di chi vuole venire qui a studiare, a pensare, a creare, senza preoccuparsi di dover raggranellare i quattrini per poter trovare il luogo giusto. Abbiamo i luoghi giusti, stiamo facendo con Radici Ali straordinari attrattori naturali e culturali. Abbiamo realizzato con gli enti ecclesiastici una valorizzazione del sistema ecclesiastico, non per restaurare le chiese e i campanili, ma per mettere a disposizione luoghi straordinari che rappresentano il 70% del patrimonio culturale. Stiamo sostenendo le proloco perché possano mettere a disposizione i propri luoghi, magari sopportando i costi che questi luoghi rappresentano. Abbiamo luoghi comuni e pugliesi innovativi che hanno dato e prodotto idee straordinariamente interessanti e hanno creato le condizioni perché quei luoghi vivano, ma vivano, non semplicemente si aprano, vivano. Oggi la sfida fondamentale è organizzare un sistema di gestione di questo patrimonio culturale, materiale e immateriale. Stiamo facendo gli ostelli, adesso alle 14 sarò al Faro di San Cataldo perché col progetto Cohen elaboriamo 4-5 in realtà tipologie di ostello di nuova generazione, Pilgrim Center, a servizio dei cammini, del sistema integrato dei cammini e degli itinerari culturali. Quello in fondo dove si materializza Gianni Sportelli, che di questo si occupa. Ma chi deve gestirli questi ostelli? Lo gestirà la regione? Lo gestiranno i comuni? No, quello è patrimonio culturale, materiale e immateriale, a disposizione di chi si organizzerà nella forma, diciamo, più adeguata per intercettare le agevolazioni fiscali, per carità, per intercettare le occasioni e le agevolazioni che la Regione Puglia metterà a disposizione, bandi, finanziamenti e così via dicendo. Ma innanzitutto per essere protagonisti di questa fase 2 del modello di sviluppo economico, da pesante a pensante. Io pensavo anche di trasformare la definizione che nel POR noi abbiamo di attrattori culturali e naturali, tutte le misure di nostra competenza ruotano intorno all'attrattore naturale e culturale, perché l'attrazione culturale e naturale, se mi permettete, l'abbiamo fatta. Quando i turisti torneranno a Iosa, noi li dovremo respingere, perché non vedo l'ora riassaporare la Puglia. Noi oggi dobbiamo passare dall'attrazione culturale all'attivazione culturale. Mi piace l'idea degli attivatori culturali, oltre che degli attrattori culturali, perché un attivatore culturale ha in sé, ha in nuce, ha nel DNA, la capacità, la forza propulsiva dell'attrazione. Adesso sta a voi. Sta a voi cogliere tutte queste occasioni, suggerirci come declinare tutto questo e soprattutto, ciò che discuteremo poi nel pomeriggio e ancora l'8 credo, come affiancare al finanziamento a fondo perduto, che è stata una sfida inevitabile in questi terribili 6 mesi, 8 mesi e sarà ancora una sfida che ci accompagnerà almeno fino alla stagione, a giugno dell'anno prossimo, come affiancare al sistema a fondo perduto un sistema attraverso il quale questi operatori di questo specifico comparto possano accedere a risorse altre o possano generare sul territorio risorse altre. Viene in mente un art bonus che consenta a chi vuole sostenere questo settore di ottenere sì agevolazioni fiscali. Penso a un sistema, diciamo, di convenzionamento col sistema del credito, che credo dopo il Covid una riflessione dovrà farla,
dovrà farla, e su questo credo noi ci dovremo spendere in termini di fondi di garanzia, in termini, e se le banche non ci staranno, sarà compito della regione, esattamente come ha fatto Puglia Sviluppo nei settori economici tradizionali, farlo in questo settore, e ne abbiamo già dato prova, perché da ieri, e chiudo davvero, Puglia Promozione, non Puglia Sviluppo, sta gestendo aiuti di Stato alle imprese industriali, culturali, creative e turistiche insieme, realizzando una svolta. Non più un'agenzia di promozione turistica, e torno al tema di attrazione e attivazione, non più un'agenzia di mera promozione turistica, ma un'agenzia di sviluppo, valorizzazione e promozione del territorio, in cui in cima il rapporto si inverte, non c'è il turismo, c'è il patrimonio culturale e naturale, c'è il paesaggio, c'è il patrimonio immateriale, che è la condizione vera dell'attrazione e del modello diverso di sviluppo economico. Ora, il nostro compito, come ho sempre detto, è quello di segnare una rotta. È inutile ce lo nascondiamo. Nonostante il Covid, abbiamo ancora un vento favorevole che ci spinge, ci sospinge. Ma sapete bene, l'abbiamo sempre detto, anzi, è l'intestazione del piano strategico della cultura, ed è un refrain che va avanti da 15 anni in questa regione: non c'è vento favorevole per il marinaio che non sa in quale direzione andare. Oggi, quello di cui discutiamo questa mattina e questo pomeriggio è un ulteriore elemento della rotta. Ovviamente non sta a noi percorrere quella rotta, sta a voi, sta agli operatori che stanno sul campo. Il nostro compito è fare in modo che la rotta sia segnata. Si è segnata insieme, perché non dimentichiamoci che tutta questa operazione avrà la possibilità di confrontarsi con un sistema di partecipazione legislativamente organizzato, che sarà un'altra componente che nella logica del terzo settore io ritengo abbia una forza pazzesca, che non c'è in nessun'altra regione e che oggi ci offre la possibilità di ricostruire comunità facendolo insieme.